Simone Dolcemascolo, Matteo Dolcemascolo, Simone Giordano, siamo non a Frosinone ma a Roma. A Roma. Quindi dopo la crescita della vostra storica attività di famiglia, dopo la nascita del nuovo laboratorio, i progetti sul web, i successi degli ultimi anni, qual è il prossimo passo? L'apertura è di un nostro flagship store su Roma. Quindi Dolcemascolo apre a Roma. Apre a Roma e dopo un triennio di lavoro duro per la parte strutturale, per tutta la parte di organizzazione aziendale, cerchiamo di trasferire quello. Diciamo che a monte di questo l'attività di una pasticceria di famiglia è stata trasformata in un'azienda un po' più strutturata, no? Quello che è sempre più faticoso fare per l'imprenditoria familiare italiana, invece avete insomma combattuto contro questa economia familiare che da una parte ha dei vantaggi e dall'altra dei limiti, cercando di superare questi limiti, no? Ok, la creatività, ma a patto che oggi sia organizzata. E quindi l'azienda in questi anni ha lavorato tanto sulla struttura, abbiamo fatto un processo che ci ha permesso di avere un nostro vero e proprio organigramma, e per cui riteniamo opportuno che è giunto il momento di ampliare i nuovi canali di vendita. Roma rappresentava per noi il mercato di riferimento. Diciamo che poi per certi versi c'è pure un ritorno a Roma, no? Assolutamente. Storicamente sì. Parlando. Assolutamente sì, perché non molti sanno che la nostra famiglia dal 60 all'89 ha avuto una pasticceria in via Mulio a Santa Maria Ausiliatrice. La zona cambia, ma la città è la stessa. Quindi si ritorna a Roma, però si ritorna a Prati? Si ritorna a Prati. Alle nostre spalle c'è Piazza Mazzini. Con un format totalmente diverso rispetto a Frosinone, perché ovviamente puntiamo a tutto ciò che sono i prodotti Dolcemascolo, quindi una sorta di showroom di tutti i prodotti confezionati e poi tre elementi che contiamo di mettere come leva distintiva del locale: il caffè senza dubbio, ma poi quello ve ne parlerà Simone. E il vino, altro elemento importantissimo su cui abbiamo studiato e ricercato per anni, e l'elemento agricolo che ci ha contraddistinto, cioè tante aziende agricole che negli anni abbiamo visitato, raccontato, inserito nella nostra offerta, che oggi rappresentano una costola di Dolcemascolo. Alla fine siete diventati negli ultimi anni, poi con un'accelerazione durante il 2020 con il Covid, grazie all'attività di tentativo di e-commerce dei prodotti, siete diventati degli ambasciatori delle aziende della sociaria, esatto, della Valle di Comino, tra l'altro porterete tutto qua. Questa diventa una sorta anche di ambasciata, un caffè, una bottega, un store, come hai detto te, uno showroom per i vostri prodotti, e poi anche un'ambasciata di tutto quello di straordinario che viene fatto nella provincia di Frosinone, che ha veramente poca visibilità, no? Esatto, quindi contiamo, ecco, di essere anche, di ritornare all'origine, di riprendere la nostra vocazione agricola, di portarla nella capitale come per anni abbiamo fatto, e di valorizzarne quei contenuti. Per questo ci sarà Pipolà, che è una nostra cuginetta, che farà da selezionatrice, da fornitrice e da distributrice di queste bellissime realtà. Matteo, come si fa a trovare le persone che lavorino in questo dannato 2023 in cui trovare personale è complicato? Avete fatto delle strategie? Come ingolosisci i giovani pasticceri a venire a lavorare qua? Guarda, già da 5-6 mesi fa già stiamo cercando di personale, insomma non servono persone esperte, ma soprattutto con un obiettivo, con una passione, con qualcosa da trasmettere ai nostri clienti, a chi viene a trovarci, ed ecco perché puntiamo proprio ad avere persone in gamba, ma neanche formate, basterebbe soltanto un po' di impegno. Perché poi un piccolo centro di formazione lo fai tu qua proprio. Prima a Frosinone, quindi staranno insieme a noi per un po' insieme a Frosinone, così innanzitutto conoscono la nostra azienda. Prima a Frosinone, così conoscono la nostra azienda, il nostro pensiero, e poi insieme a noi ci sarò io presente qui a Roma, sarà un mio impegno, sarà una mia seconda casa questa.
proprio perché torniamo a Roma e è il nostro business dopo Frosinone, è il nostro business principale. Quindi il tuo mega laboratorio di Frosinone, insomma, riesce anche a andare qualche giorno da solo, certo, perché l'hai messo a punto e puoi stare un po' qua. In questi anni abbiamo istruito e formato i nostri ragazzi in modo tale di essere tutti utili ma nessuno indispensabile, e proprio per questo Roma ci darà, spero, tanto passione e tanto lavoro per dimostrare veramente che Frosinone e la sua Sicilia Dolcemascolo ha qualcosa da poter donare. Chiudiamo con Simone Giordano, che a proposito di ritorno a Roma dovrà proprio stabilirsi qua, perché sarà il direttore, no? Lo store manager di questo punto vendita. Assolutamente sì, io sono entrato in famiglia Dolcemascolo nel 2019 come consulente esterno e piano piano... Per migliorare tutto il mondo caffè soprattutto, per migliorare, no? L'aspetto caffetteria all'interno di una pasticceria che già era alto livello. Quello che siamo riusciti a fare in 3-4 anni insieme ci ha convinti a poter collaborare insieme in un progetto totalmente nuovo a Roma, nel quale l'elemento caffè riuscisse a prendere il giusto spazio e la giusta importanza all'interno di una pasticceria già considerata alto livello. Cosa ci sarà a livello di caffè? Su cosa punterai? Quali torrefazioni? Cosa farai in più rispetto a quello che già hai fatto a Frosinone? Ancora ci riserviamo da decidere? No, la decisione già c'è, però ci riserviamo la riservatezza, mettiamola così, ci teniamo la riservatezza, però sicuramente ci sarà tutto quello che è il mondo delle estrazioni alternative, tutta quella che è un'attenzione maggiore anche al connubio coffee e pasticceria, che spesso e volentieri viene a mancare ancora in una realtà che sia italiana o provinciale o centrale come un posto come Roma. Bene, bocca al lupo a Dolcemascolo Roma, tra qualche giorno inizia il cantiere e poi ci si rivede per forza prima di Natale, insomma, per l'atteso panettone. Bene, grazie.